tutti amici. Questa volta fino sul Montamiata mi è toccato venire. Guardate lì che bel vedere. C'era solo un'antenna che Andrea ha deciso di asportare a mano. Siamo venuti tra funghi, castagne e buon cibo per incontrare una persona veramente genuina e verace, proprio come noi. E per raggiungerlo abbiamo percorso boschi incantati e vicoli che raccontano storie d'altri tempi, ovviamente in compagnia delle nostre signorine. Qui dalle sue parti c'è ancora il profumo delle carde arroste e della sciaccina, una schiacciatina fritta dal sapore intrigante. Tutto scorre come se il tempo si fosse quasi fermato e nelle stradine del borgo utensili e ferri del mestiere sono proprio quelli di una volta. Ma di chi stiamo parlando, vi chiederete? Di un pioniere del mondo della cucina, uno dei primi a divulgare la cultura del buon cibo utilizzando il web. Il suo canale è conosciutissimo, si chiama Cookaround e lui è Luca Pappagallo. E da buon toscano ha accolto a braccia aperte la nostra proposta di incontrarci spalancandoci le porte della sua cucina. Così, tra una passeggiata nei boschi, due belle carde arroste e una discreta cenetta, siamo magicamente giunti nel regno incantato di Luca, dove il cibo la fa da padrone. Ecco quindi che, senza tanti indugi, direi di aprire le danze per farvi godere un po' tutti con questo piattino extra strong. Anche perché ci è venuta una fame. Per il nostro palato è stata davvero una buona musica. E speriamo lo sia anche per voi. Con il bocca, che sono io, come ben sapete. Quest'oggi, per proporre questa ricetta, mi sono fatto quasi 200 km. Da Livorno sono arrivato a casa di un amico che poi vi presenterò naturalmente, per proporre questa ricetta di tagliatelle a funghi porcini nostrali. Ecco perché mi sono spostato, perché a Livorno porcini se ne trova pochi, perché c'è più di gente le va a fare e poi non abbiamo la macchia giusta come qui sul Monte Amiata, dove mi ha fatto trovare questi porcini eccezionali. Ma andiamo a vedere subito gli ingredienti. Quest'oggi siamo in diversi, per 6 persone ci vorranno 6 etti, 7 anche di tagliatelle fatte in casa, mi raccomando, perché è molto importante usare roba buona e sana e genuina, se no si comprano 4 sette in padella e si è fatto 13. Ci vorranno circa 6 etti di porcini nostrali belli durini, mi raccomando, per fare il sugo, del peperoncino, uno spicchiettino d'aglio, sale quanto basta, del prezzemolo e olio di vellobono, mi raccomando. Iniziamo però a fare subito questa ricetta, che devo dire è veramente facile se avete già tutti gli ingredienti pronti all'uso, come si suol dire. Cioè, la prima cosa da fare sarà fare il nostro soffrittino con l'aglio. Almeno per 6 etti di funghi un bello spicchiettino d'aglio ci vuole per profumare. Questi sono piccini, secondo me ce ne ho anche due. Dovremo levare anche l'anima dell'aglio, mi raccomando, se no vi torna a gola, ve l'ho spiegato più di una volta. Voi fate così e ce l'avete levata. Non dovrebbe tornare più a gola, ma chi gli dà noia, gli dà noia, non lo mangia. Noi si mangia. Allora, facciamo un bel trito con quest'aglio. Bello fine, Mi raccomando, che si sciolga dentro l'olio il nostro aglio. A questo punto accendiamo il fuoco, naturalmente, perché a fiato non si cuoce la roba. Mettete circa 6 cucchiai d'olio, io vado a occhio, come ben sapete, ormai mi conoscete, e se non mi conoscete iscrivetevi, così mi conoscete meglio. Un altro gocciolino ce ne metto, perché se no lasciamo scaldare bene l'olio, perché quando noi mettiamo l'aglio dovrà subito insaporire e abbassare immediatamente, se no vi si brucia l'aglio. Lo mettiamo dentro, fate piano, Come potete vedere già inizia a soffriggere leggermente. Allora ora andiamo a abbassare, se no bruciamo il tutto e non va bene, se no sa di aglio bruciato negativo. Piano 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 aggiungiamo del peperoncino a seconda di quanto vi piace a voi. Qui siamo gente che ci piace mangiare e bere, è bello anche il piccantino. A questo punto spengerei il fuoco facendo finire di insaporire bene con l'aglio e il peperoncino, perché andrò a tagliare i nostri funghi porcini che precedentemente voi avrete pulito con un canovaccio bagnato in questa maniera qui. Ora ve lo faccio vedere, perché è importante per pulire i porcini senza lavarli, è molto importante non lavare i porcini. Prendete un cencio, lo bagnate leggermente, così che potete prendere il vostro porcino,
piano piano, leggero, come se accarezzaste la vostra ragazza o il vostro ragazzo o il vostro marito, gli levate tutta l'arena, che se no ve la mangiate dopo. Fate come verbi, vi mangiate l'arena e vi fate l'hummus. Fatto questo lavoro qui con tutti i vostri porcini, levate il cencio, perché non è bello, e andiamo a tagliare i porcini facendo delle belle fettine intorno al mezzo centimetro massimo. No, no, scusami, ma questo è anche per me, cioè, me le posso usare tutti te. Ma poi sei a casa mia, ho capito, ma non mi è venuto così per nulla, Ma due ti tocca, proprio perché siete tre porcini si fa mangiare il nostro ospite. Un pochino, Un salutone a tutti i miei amici. Tutti, Mitico Luca Pappagallo, con onore. Col mitico Freddy Mercury di Livorno. Meno male. Bello Simone. Sono rinato, sono la larva felice. Grazie mille a Luca che avete visto, l'avevo detto che ve lo presentavo. Non c'è bisogno di presentazione perché è una grandissima persona, ve lo posso giurare. Ma continuiamo a far da mangiare perché qui si ghiaccia la roba. E allora vado a finire di tagliare i miei porcini bello veloce perché sa fame. I gambi, se sono troppo grossi così, le possiamo anche dividere perché se no non si finiscano mai di cuocere. Dopo che avete tagliato i vostri porcini, che sono una bellezza, ringrazio per l'ennesima volta Luca, riandiamo a accendere il nostro fuoco con l'aglio e il peperoncino. Fate scaldare bene, stateci attenti, mi raccomando ragazzi, perché si brucia l'aglio. Ve lo dico che buttate via tutto, però almeno l'aglio, l'olio e il peperoncino buttate via. E allora a questo punto, fuoco bello alto, ci andremo a gettare letteralmente i nostri porcini. Un pochino di sale per far tirare fuori subito l'acqua e i funghi che servirà per cucinare. Diamo una bella a girare. Mi raccomando, in questo momento qua è molto importante non far attaccare i funghi, le dovete girare spesso e volentieri che imporpino tutto l'olio, perché il fungo, come ben sapete, è una spugna e imporpa benissimo l'olio che servirà per cucinare bene il fungo, per dargli quel sapore giusto. Appena volano via, questo fa sentire se è buono. Ma ti è andata bene, che non mi toccava rincorrerti. Vedete che si inizia un attimo a attaccare, allora a questo punto andrei a leggermente abbassare, io metterei un gocciolino d'acqua, facciamo asciugare bene, abbassiamo, facciamolo cucinare così, nel mentre io lo tappo, piano piano, fuoco basso, tappo o non tappa, tappa, lasciate leggermente aperto che evapori un pochino per far asciugare tutto il sughettino. Intanto vado a farmi un po' di prezzemolo, un mazzettino di prezzemolo tritato, che dal bocca è consigliato. Levate i gambi, se poi ce le volete lasciare ce le potete lasciare, io ce le levo, fate voi bis. Abbiamo fatto il trito di prezzemolo bello fine, ma raccomando, e ve lo mettete da parte. Ora andiamo a controllare i nostri funghi che non si siano attaccati, e invece guardate che bellezza, no? Sta già facendo un po' di cremina, vedete questa cremina qui, è il fungo buono. Se non ci metto nemmeno un pochino, non ci metto nemmeno un pochino di vino, perché voglio sentire il profumo del montamiata quando andrò a mangiare queste tagliatelle. Vedete, piano piano la nostra acquetta di funghi sta asciugando, allora io aiuterei, perché è sempre un po' crudino questo fungo, un'altra ramaiolatina d'acqua per farli finire di cuocere, altri 5-6 minuti, perché il fungo deve essere nello stesso tempo sia morbido, ma anche che quando lo mordi il primo impatto sia un po' durino, sennò sembra di mangiare la pappa per i bimbi piccini invece dei funghi. Alziamo leggermente perché ho messo l'acqua e, come ben sapete, ho abbassato il calore della portata. Ci vado a mettere una spruzzatina di prezzemolo così, anche due, vai. Una bella giratina, ho alzato, faccio riprendere il bollore della padella. Appena riprende il bollore, cosa da fare? Abbassare al minimo, tappare come ho fatto precedentemente, lasciando un piccolo spiraglino per far uscire il vapore naturalmente, e lasciate così altri 5-6 minuti. Poi controllate
se va bene di sale, se va bene di piccante, se va bene come compattezza e fungo. Sono passati circa un quarto d'ora, bene o male, da quando ho messo i funghi a cucinare, li ho lasciati un po' crudini, ma non nemmeno troppo, un po' durini, perché uno quando deve mangiare il fungo un po' mangiare la moscianza, secondo la mia opinione. E ora cosa c'è da fare? Vado a buttare le tagliatelle fresche, queste forse sono un po' troppo per tutti questi funghi, le mangia al burro Andrea le tagliatelle oggi. Mi raccomando, fate casino come me, perché se non sa di nulla. E poi rigirate bene le vostre tagliatelle, devono cucinare tutto nell'acqua, non lasciatela mappate. Allora abbiamo riacceso i funghi, vado a mettere un pochino di acqua di cottura delle nostre tagliatelle, perché se no si attacchino, e le vado a scolare facendo attenzione a lasciare un pochino di acqua di cottura da parte, che servirà per le nostre funghi. Ecco, per finire la cottura. È molto semplice, una bella rigirata, far amalgamare bene tutta la pasta con questo sughettino di porcini. Non strali del montamiata del nostro amico Luca, che si è dato da fare, e noi lo ringraziamo con questo piattino veramente eccezionale. Molto facile, molto semplice, due ingredienti soli, perché la roba buona non ha bisogno di essere, come posso dire, intrufolata. Una spolverata di prezzemolo. E le nostre tagliatelle sono quasi pronte. Altri 30 secondi per far asciugare l'acqua. Vado ad assaggiarne una per sentire se la cottura è giusta, il sale va bene. No, sono sempre un po' leggermente durine. Di sale credo che vada più che bene. Ma non la pasta ci piace mangiarla anche bella durina. Ve lo dico io, mangiatela un po' più crudina che fa buono. Guardate che cremina ci è venuto. Andiamo a spengere il fuoco perché costa il gas, poi ci portano per bocca. Bocca viene portato per bocca, tutto. Vado a fare una bella porzioncina. Mi raccomando, metteteci anche i funghi, o date solo tagliatelle, se no ve le danno nel muso. Piatto e tutto, non solo le tagliatelle. Una spolveratina di prezzemolo, ma proprio finissimo anche per sé. Vedo che è un po' bianco questo piatto, sembra di essere all'ospedale al secondo, allora per darne anche un po' più di colore. E ora cosa c'è da fare? C'è solo da farlo assaggiare. Quest'oggi ho l'onore di venire. Vieni, fa finta di nulla, vieni. Vieni qui accanto a me. Eccola, e dove la trovo la forchetta? Ma fregato te, tu una forchetta in cera te. Assolutamente in silenzio. No, ha ragione, c'ha la barba, fa cagare. E dopo il grande Luca, il grande Bocca. Alla vostra, e ci vediamo prossimamente su Teleschermini, quindi Bocca TV. Grazie e arrivederci.